C'è stata bagarre durante la discussione sullo Ius Soli con i leghisti rissosi assieme ai 5 Stelle che hanno fatto ostruzionismo con anche proteste piuttosto pesanti. Ma perché Salvini e la Lega sono così contrari a questa legge? E soprattutto è vero che Salvini circa 10 giorni fa si è incontrato con Casaleggio subito dopo la pubblicità? Matteo Salvini, è vero, come scrive oggi Repubblica in prima pagina, che lei ha incontrato Davide Casaleggia, guru dei 5 Stelle, circa 10 giorni fa a Milano? No, non sono uso a incontrare la gente di nascosto, fare le cose di nascosto. Sto incontrando tante persone nei quartieri popolari di Genova, di Alessandria, di Padova, di Verona. Non ho incontrato Casaleggio e non so dove questo giornale abbia trovato questa notizia. Pare siano fonti della Lega, tra l'altro, ma insomma, lei smentisce categoricamente. Guardi, siccome sono io che avrei dovuto incontrarlo, se le dico di no, le ribadisco di no. Se l'avessi incontrato, come quando incontrai Berlusconi o quando sentì al telefono Renzi, non vedo perché nasconderlo, non c'è niente di male. Non ho incontrato nessuno. Senta Salvini, ma ci saranno invece incontri in futuro? Lei li chiederà? Guardi, fino a domenica 25 giugno io cerco di girare l'Italia per eleggere dei sindaci che riportino normalità a Verona, a Genova, a Como e ad Alessandria. Dal 26 giugno chiunque voglia incontrarmi è libero di farlo. Ma lo chiederà lei? Io le ho chiesto se lei chiederà un incontro con Davide Casaleggio e o Grillo. No, va bene. Senta Salvini. No, chiaro. Non ne ho necessità. Perché la Lega è così contraria alla legge sullo Ius Soli? Oggi c'è stata una grande bagarra al Senato con i leghisti molto rissosi che insieme anche ai 5 Stelle hanno fatto ostruzionismo, hanno fatto proteste. Perché la cittadinanza, come il diritto di voto, arriva alla fine di un percorso. Non è un biglietto omaggio per il Luna Park. In questo momento ci sono 150.000 italiani che ogni anno scappano dall'Italia per lavorare, 200.000 immigrati che prendono la cittadinanza, 200.000 immigrati che sbarcano e le culle degli italiani sempre più vuote. Io dico, manteniamo la legislazione di oggi che a 18 anni permette a chiunque di scegliere consapevolmente se diventare cittadino italiano, esattamente ad esempio come accade in Olanda, che è il paese più multirazziale, più multiculturale, più aperto del mondo, però aspetti 18 anni per decidere se diventare cittadino olandese o no. Ecco, le voglio ricordare però che in generale nei paesi democratici civili invece questa legge c'è. Beh, perché l'Olanda non è democratica e civile. No, ma insomma, ci sono nella maggioranza delle altre democrazie. Io penso che ci sono tanti ragazzini che vanno a scuola con mio figlio. No, ma guardi, erano momenti storici diversi. Adesso mi permetto di dire che con tutto il caos che c'è in giro per il mondo, un po' di regole, un po' di controlli, un po' di maturità. Ripeto, i ragazzini che stanno facendo l'esame di terza media con mio figlio e potranno fra 3 anni decidere di diventare cittadini italiani, non hanno nessun diritto in meno rispetto ai ragazzini italiani. A 18 anni da maturo, scegli se diventare cittadino italiano o scegli se mantenere la tua nazionalità, perché molti non vogliono neanche diventare cittadini italiani. Va bene, Salvini, avremo modo di tornare su questa questione che ci accompagnerà ancora per molto tempo. Intanto buona campagna elettorale, grazie per essere stato con noi e do grazie, subito. Ci vediamo domani a Genova.